Salve a tutti ragazzi, ultimo video prima del cambio season. Siete pronti a combattere la furia di Zeus? Oh, avevi detto niente spoiler su House of Lama? Effettivamente Ol è contro gli spoiler sostanziali, ossia contro la diffusione di news che anticipano buona parte del lavoro di Epic, sia sul finire che all'inizio di una nuova season o di un nuovo capitolo. Sappiamo che gli spoiler favoriscono l'aumento di like e di followers. Here comes the money! Ma noi preferiamo rispettare tutti i giocatori, anche quelli che vogliono godersi l'epicità di ogni momento. In parole povere, a noi ci piace essere poveri, a differenza di tutti quei delinquenti che campano da 20 anni coi video su Travis Scott, e voi vi guardate. Bene, ora che ci siamo fatti dei nuovi amici, le vogliamo tirare le somme dei miti immortali? E tiramole, va! Portano i miti immortali inizia l'8 marzo del 2024 e si conclude il 24 maggio dello stesso anno. Si tratta di una delle stagioni più corte perché conta soltanto 77 giorni. E lo start non è stato dei migliori perché le prime 24 ore sono passate a server completamente chiusi a causa dei problemi di compatibilità. Come il titolo lascia intendere, la trama della season ruota intorno alle divinità greche. Sebbene nessuno capisca più una fava della trama di Fortnite da anni, l'ira di Zeus si è posata su di noi. Ma qual è il motivo? A few moments later. Ricordate quando vi siete fatti venire quella bella idea di merda di aprire il vaso di Pandora? Eccoci qua. Zeus è arrabbiato con l'umanità, colpevole di aver aperto il vaso di Pandora che si dimostra non essere mai una gran bella scelta, e con lui tutti gli altri dei dell'Olimpo vogliono la nostra pelle. L'oracolo profetizza uno scontro tra divini e umani, ma questa sarà solo la prima di una serie di battaglie che porteranno alla tempesta, al caos e alla sabbia. Tanta sabbia. Fortnite ci ha abituato a season relativamente corte, con ritmi oramai scanditi e novità che scherzeggiano, e se ci sono, sono a pagamento. Se verrà ricordata, e il dubbio è assolutamente più che legittimo, Miti Immortali passerà alla storia come una delle season con il tema più affascinante. La mitologia greca entra di diritto in ogni film, libro, videogioco da almeno 20 anni a questa parte, quindi era scontato che anche Epic prima o poi attingesse al bacino più abbondante. Non mi sento di dire che abbiano sbananato il tema, perché se si seguono creator che trattano la lore di Fortnite, si capisce quanto tutto stia su un po' con lo sputo, ma alla fin fine sta su. Purtroppo Epic non riesce a trovare un escamotage capace di far ricordare l'evoluzione della storyline, e soprattutto farà meno degli eventi. Infatti non credo sia stata una scelta totalmente vincente in questo senso. È vero che tale rinuncia ha permesso lo sviluppo delle modalità Lego, Festival e Rocket Racing, permettendo a Fortnite di evolversi in una piattaforma, ma ammetto di essere una fan del concetto che è meglio fare poche cose, ma farle bene. Diresti lo stesso di un panino con la mortadella? Momento! Il pass di Miti Immortali è secondo me uno dei migliori degli ultimi anni, perché la caratterizzazione delle skin è figlia di personaggi già esistenti in narrativa, quindi non c'era tutta questa possibilità di viaggiare con la fantasia. Zeus che tira coriandoli anziché le sette ce lo hanno risparmiato. Infatti ricordiamo che Epic ha lo stesso estro creativo di Lady Gaga, che si cosparge di Vinavil e rotola per l'intera stanza prima di uscire per comprare il pane. A mio avviso la skin migliore è quella di Afrodite, perché si presta ad essere utilizzata anche al di fuori del contesto mitologico, mentre quella da cui sono più delusa è Medusa. Ah, anche poeta! Perché la trovo concettualmente simile a Scatenata, ma anche perché immaginavo una skin più sinuosa, più fascinosa di quello che poi dopo effettivamente è stato realizzato. Promossi gli stili incarichi, ma bocciati completamente i super stili. Perché nonostante quelli di questa season siano almeno accettabili, e ai contestatori vorrei ricordare la monnezza di alcuni super stili del passato, non riesco proprio a digerire l'effetto Galaxy, è un mio limite. Preferirei un pass più snello o altri stili predeterminati anziché questo scoppio di universo casuale, però a margine ho apprezzato almeno l'adattamento del colore dei capelli per le varie tonalità. Premio non me l'aspettavo alle emote di Afrodite, Poseidone e Medusa, caratteristiche, simpatiche, molto belle da riprodurre in lobby. Non me l'aspettavo! Star Wars non è la mia serie di film preferita, ma questo non vuol dire che tra L'Impero colpisce ancora e uno speciale di Porta a Porta io preferisca effettivamente Bruno Vespa. Diciamo che io il ritorno ciclico di Star Wars su Fortnite lo accolgo con lo stesso entusiasmo con cui i tifosi della Roma leggono Smalling titolare. E non essendo fan di Avatar, la collab con la leggenda di Aang mi ha lasciata di un'indifferenza astrale. Buone entrambe le skin di Billie Eilish, ma trovo che il pass di Festival non sia un granché. Rocket Racing non pervenuto e Lego ottimo per diventare degli hikikomori.
Miti Immortali è una di quelle season piacevoli che avrebbero potuto dare tanto ai giocatori, se solo Epic fosse interessata a curare maggiormente i dettagli anziché macinare tutto troppo alla svelta. Troppe missioni, troppi mini eventi con cosmetici che inevitabilmente diventeranno rari, ma mai iconici. Infatti sono pochi quelli che si sono messi a dare la caccia agli oggetti di Star Wars nelle live con i drop attivi, per avere poi in ricompensa una misera schermata di caricamento che tra 6 mesi avremo in 3, ma di cui non importerà niente a nessuno. Inoltre parliamo di una season che ha subito un pesantissimo spoiler a metà del suo percorso, che ha quindi anticipato i programmi non solo di battaglia reale, ma anche di tutte le modalità che le ruotano attorno. Ed è proprio riguardo le nuove modalità che vorrei fare un piccolo appunto personale da condividere con voi, per cui vi invito a lasciare un commento sotto il video di YouTube per sapere che cosa ne pensate. Fortnite sta diventando un gioco molto costoso, ovviamente nessuno viene costretto a shoppare tutto, ma tenete conto già solo di starter e pass delle varie modalità, crew e scala livelli. È diventato impegnativo quasi quanto è stato progressivo l'arrivo a questi ritmi di spesa. Voto finale a Miti Immortali 7,5. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e raggiungeteci su tutti i social. Buon proseguimento su House of Lama.